mesdames et messieurs. Buonasera, signore e signori. Ich habe die Ehre, Sie heute Abend hier im Theater unserer Stadt begrüßen zu dürfen. Mein besonderer Gruß gilt unserem Lagerleiter sowie den Vertretern des Judenrates. Heil Hitler! J'ai l'honneur d'accueillir parmi nous ce soir M. Maurice Rossel de la Croix-Rouge internationale, ainsi les délégués de la Croix-Rouge danoise. Bienvenue ici dans notre centre résidentiel Theresienstadt. Questa città fu fondata nel 1780 da Giuseppe II, in memoria di sua madre, l'imperatrice Maria Teresa. Per anni era una guarnigione e poi, purtroppo, è stata abbandonata. Oggi, grazie alla bontà del nostro Führer, questa città ha ritrovato vita. E posso già ora annunciarvi che tra breve un film documenterà di questa isola felice. Der Führer schenkt den Juden eine Stadt. Der Regista Kurt Gehron. Anche lui, presidente di Theresienstadt, sarà nel cinema dall'anno prossimo. In der Tat sind wir stolz darauf, mit dem privilegierten KZ Theresienstadt unseren bescheidenen Beitrag zur Endlösung der Judenfrage leisten zu dürfen. Siamo lieti di accogliervi stasera nel privilegierten KZ Theresienstadt. Qui vivono veterani della Prima Guerra Mondiale, mischlinge di primo e secondo grado, artisti e le loro famiglie. In una, come vorrebbe dire Silviano e suo Rossel, normalissima cittadina, con i suoi abitanti e le sue attività. Ci vivono musicisti come Victor Ullmann, Pavel Haas, Guido Ulrani e tanti altri personaggi del mondo della cultura. Qui si trovano negozi, caffè, teatri. E se ogni tanto si sente dire questa è una città di vecchi, il comitato dell'amministrazione del tempo libero, Freizeitgestaltung, può affermare che la vita culturale e sociale di Theresienstadt è stimolante e intensa. Ogni sera spettacolo, teatro, cabaret, conferenze e tante altre attività. E tante persone seguono le loro professioni artistiche. Sentiremo ora alcune componenti del coro ebraico della nostra città. Thank you.
come il canto, il teatro, il calcio. E come oggi pomeriggio avete potuto vedere una partita di calcio, stasera vi presenteremo l'opera per bambini Grundiger. Es ist daher unser ganzer Stolz, Ihnen die vom in Theresienstadt lebenden jüdischen Komponisten Hans Grasser komponierte Kinderoper Grundiger präsentieren zu dürfen. Grundiger wird vom Orchester unserer Stadt sowie vom Kinderchor Theresienstadt begleitet werden. Viel Vergnügen! Buonas Folgen! Buenos Aires! Thank you.
fa male. C'è un gran borbottare. Questa lagna è irrita. Quello ha gli occhi da furfante. Questa proprio non mi va giù. Vi farò arrestare! Guai se mi vedono indicare! Ma scusate, ascoltate, non siamo esecutori! Finita con tutto questo rumore, tornatene subito a casa! Ma scusate, ascoltate, non avevo nessuna intenzione! Tacete, sparite, mafiosi! Thank you.
Yeah.
un problema. Diamole il nostro aiuto. Hanno bisogno di latte. Almeno una tazza per confortare la loro mamma. Cantando e creando qualche soldo. Noi ci diremo la loro canzone. Unite il vostro vento, i nostri sforzi. E voce dopo voce sarete più forti. Uniti insieme difenderemo il bene e la giustizia. Thank you.
Noi tedeschi di oggi, parlo da me, di me. Che cosa avremmo fatto se fosse noi vissuti in quei tempi? Avremmo partecipato, ci saremmo opposti, avremmo denunciato tutte le crudeltà che sono successe. E oggi tutti ci dobbiamo chiedere che cosa facciamo quando vediamo calpestati i diritti umani, quando assistiamo all'ingiustizia, quando vediamo negato a altri uomini il necessario per vivere. Questo progetto e questa produzione vogliono ricordare coloro che non ce l'hanno fatta, coloro che sono stati travolti, calpestati e spazzati via dalla follia umana. Un popolo intero, il popolo ebraico. Rivolgendoci stamattina a voi che siete giovani, vogliamo affermare che tuttavia questi uomini, queste donne, questi bambini ebrei non sono cancellati dalla storia, come previsto da un abominevole progetto, perché loro non sono stati dimenticati, li ricordiamo noi. Noi tutti volevamo semplicemente offrire il nostro modesto contributo di idee, di energie, di sentimenti a coloro che hanno sofferto, a coloro che hanno lottato, a coloro che hanno resistito e testimoniato, perché grazie a loro che noi oggi possiamo essere qui. Grazie. Thank you.
applausi che abbiamo sentito sono più che meritati. Questo lavoro lo meritava, ho avuto due rappresentazioni nel giro di pochissimo tempo, stamattina e stasera ci sarà la terza rappresentazione per la cittadinanza. E quando il professor Filidei ci presentò questo progetto all'inizio l'anno scorso sembrava una cosa impossibile o perlomeno molto difficile. Si è riuscita e abbiamo realizzato questo sogno grazie al lavoro di tantissime persone della scuola, qui abbiamo una bellissima orchestra con alunni, docenti, ex alunni, bambini, giovani, ragazzi, meno giovani. Il lavoro di tutti è riuscito a farci realizzare questa grande cosa, quindi adesso il preside saluterà e abbiamo l'onore anche di avere l'assessore della cultura, il dottor Francesco Velais, che farà un saluto. Di ringraziare anch'io tutti quelli che hanno reso possibile questo momento meraviglioso per la nostra scuola. Sono venuto quest'anno in questa scuola, però non mi aspettavo già di vedere qualcosa di così bello, così straordinario fatto da tutti. Poi i bambini, tutto è stato bellissimo e insomma un po' di la dolcezza di questo spettacolo contrasta bene con il significato che c'è dietro e veramente molto bello tutto questo. Vorrei ringraziare anche i ragazzi che sono stati bravissimi, i nostri ragazzi al liceo, hanno ascoltato questo spettacolo con emozione, penso che rimarrà qualcosa in tutti, sia in chi ha partecipato, in chi ha ascoltato, e quindi bellissima cosa abbiamo fatto. Adesso lascio la parola. Buongiorno a tutti e a tutte, io sono orgoglioso di essere l'assessore della cultura di una città che in modo particolare quest'anno si è prodotta in maniera esemplare per commemorare la giornata della memoria. Domenica qui, sempre con le scuole, con Nicolini di Palli e con altre scuole, c'è stato un momento bellissimo di racconto e di condivisione. Abbiamo ascoltato testimonianze anche alla Camera di Commercio, grazie alla comunità di Sant'Egidio, di persone che hanno vissuto sulla propria pelle quella che è stata la Shoah e questi momenti terribili che sono accaduti nel secolo scorso. Questo Brundibar, grazie a Niccolini Palli, a questi ragazzi straordinari qui sul palco e a voi oggi in platea, stamani mattina alle 9 c'è stata un'altra rappresentazione, stasera ce ne sarà un'altra, all'incirca più di 2000 persone avranno applaudito questo momento straordinario. Ringrazio anche il maestro Filidei che ha diretto l'orchestra. Gianna, la regista. Facciamolo venire sul palco il maestro Filidei. Sì, e la regista Gianna, l'aiuto regista Gabriele, prenditi l'applauso. Goldoni, che insieme al Comune ha creduto in questo progetto. Aggiungo soltanto due parole perché è stato detto di tutto, abbiamo avuto modo appunto di approfondire, grazie ai vostri anche insegnanti per il lavoro che hanno svolto a scuola con voi proprio per approfondire questi temi importantissimi affinché quello che è accaduto non possa accadere mai più. Io quello, la raccomandazione che faccio in modo particolare ai giovani come voi, agli studenti, è quello di crescere con la consapevolezza di essere cittadini del mondo. Quindi abitiamo tutti questo pianeta che abbiamo il dovere di conservare, di preservare, di proteggere, abbiamo il dovere di crescere tutti come, e di pensare come essere parte di un'unica famiglia umana, perché assolutamente non ci sono differenze e non devono esserci differenze fra culture, non ci sono minoranze o maggioranze, assolutamente. Quindi mi raccomando, studiate le lingue, viaggiate, conoscete, cercate di andare incontro a altre culture e crescete con questo spirito di essere cittadini globali.
Vi ringrazio, vi faccio i migliori auguri per i vostri studi e un'altra raccomandazione che faccio è che non so se per molti di voi è stata la prima volta che avete assistito a un'opera. Quanti di voi era la prima volta? Sulle mani. Avete tutti... Ah, siete bravi allora. No, comunque un'altra raccomandazione che faccio ai giovani è andate all'opera, conoscete, approfondite la musica classica, la musica la lirica e quella è tutto il bello che la nostra tradizione culturale ha da offrire. Grazie a tutti voi. Essere qui in questo palcoscenico, in questo teatro, ed è un grande onore farlo con quest'opera che è stata scritta da un compositore ebreo che ha dato qualcosa a Tennyson anche in quei momenti e che ha pagato con la vita ad Auschwitz morendo. Non in vano se qui noi siamo oggi. E è un onore e averlo fatto per noi, voi noi. Noi siamo una scuola, un'identità e qui possiamo affermarlo e la vostra presenza è veramente un'emozione indescrivibile. È difficile fare una differenza in questo momento tra ciò che è sul palco, ciò che è in buca e ciò che è in sala. E mi auguro che questo sia un inizio. Permettetemi poi di ringraziare tutte le componenti, non nominalmente, ovvio perché siamo veramente tanti, ma come soggetti e come istituzioni. In primo luogo il Teatro Goldoni per tutto il contributo nella produzione, tutta la parte amministrativa e la parte sul palco, i tecnici luci, i tecnici fonica e tutti i macchinisti che ci hanno dato una mano permettendo appunto di realizzare tutto questo. La nostra scuola, certamente, e tutti quelli che hanno lavorato anche nell'ombra, perché quando si arriva a questo risultato c'è un lavoro di mesi, siamo partiti circa un anno fa, quando il 22 di febbraio eravamo su questo palco con uno spettacolo sulla memoria e abbiamo pensato, beh, forse tra un anno potremo tornare con questo e ce l'abbiamo fatta. Se ce l'abbiamo fatta però dipende anche da altri contributi, quindi un grazie alla comunità ebraica. E a coloro che sono venuti oggi per rappresentarla, un grazie alla Croce Rossa, e un grazie, permettete di citare in questa produzione anche chi ha dato il contributo in termini di regia, di scenografia, persone che fanno parte di una compagnia, la compagnia Teatro della Rosa. Grazie. D'altro applauso grande a questo straordinario cast, grazie a tutti.